Io vorrei anche chiedergli il pezzo forte, perché ho sentito questa cosa prima, ma cioè, è nato prima il gruppo che i musicisti lo compongono, cioè prima l'uovo che la gallina proprio. Esatto. Cioè gli Sbadelio nascono... Forse è la particolarità più forte di Sbadelio, perché comunque noi in primis sera... Un po'. Sera dei cazzari, perché ci si spacciava per un gruppo musicale. Oggettivamente è vero. Troppo forte. No, beh, in primis era amici, insomma, di scorribanda, di compagnia, si faceva le marachelle, si può dire. No, non si può dire marachelle. No, eh. No, niente. E un giorno si è deciso, insomma, la passione per la musica c'era. Facciamo un gruppo. L'unico che forse spippolava qualcosa era Loreno Francia alla chitarra, ma roba proprio per fare imbroccare noi in spiaggia, lui no. Era quello che rimaneva alla chitarra da solo. Esatto, proprio. Ma è tuttora per o? Tuttora sono fermo, lì. Ora si è ferma i box. Sono ferma i box. Insomma, e quindi questo sicuramente è sempre stata una nostra grossa forza, comunque, essere in primis amici che musicisti. Cioè, e questo è venuto. Io penso si veda anche, insomma, le nostre esibizioni, gli show. Tutto. Non si suona un granché, ma si fa delle cene fra noi. Se volete andare a cena con Sbadelio, c'è una lista d'attesa lunghissima e c'è un motivo. Ma e so anche che avete un furgoncino. Un furgoncino incredibile, se potesse parlare probabilmente starebbe zitto e paura di essere denunciato, forse. Il furgoncino è un mezzo pericoloso, insomma, a Firenze, penso che nelle telecamere amiche ormai è diventato un obiettivo. Vabbè, il furgone di Sbadelio più o meno qualsiasi persona che vive a Firenze l'ha vista, insomma, un furgone scassettato Volkswagen dell'85 con le scritte Sbadelio molto circensi, quindi... Questo comunque, aspetta, te la dico perché veramente questo mi è successo. È un contratto, un vecchino mio conoscente, deve stare in zona dove si abita noi, si lascia il furgone, ma non è che lo conosco tanto bene, però mi si è avvicinato e mi ha detto: ascolta, ma che si può parcheggiare lì? Perché ve lo porto a ma via il furgone. Effettivamente parcheggiavo sempre prima della strettoia. Prima di che non conosceva nemmeno il resto del gruppo, però il furgone è piuttosto bello. Ma perché l'hai detto? Perché noi siamo noi e te invece no, cioè noi siamo gli Sbadelio. No, no, lui voleva sapere se ci poteva mettere anche la sua macchina, poi. Alla fine. Poi, no, perché quello è il posto per gli Sbadelio e guai che ce lo tocca. Esattamente. Ma si va con forse sì o forse no? Sì, un po' di Charleston, chiamiamo qua sul palco. Perché il trombettista o la sordina? La sordina, stasera sono... La sordina, eh? Che classe, fatemi un applauso, guarda che roba, eh? Mamma mia! Alta classe! Forse sì, forse no! Io questo proprio amici non lo so. Se mi innamorerò, se poi mi sposerò, so solo che mi scappa fortuna. So solo che mi scappa fortuna. We'll be right back.
se sì, forse no. So solo più finché ci proverò. Ci proverò. Della mia vita che sarà, sarà quel che sarà. Magari a notte tarda verrà. Ta-ra-ta-ta. Regretting instead of forgetting with somebody else.